Prova. Amici di Canottaggio Video, apriamo questa giornata di finali degli europei di Varese con il presidente del comitato organizzatore Dario Galli. Buongiorno presidente. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori e spettatori. 448 atleti, 36 nazioni hanno scelto il lago di Varese. Questo è già un primo motivo di grande soddisfazione ed anche i loro volti soddisfatti per quella che è stata l'accoglienza, sicuramente già un premio importante per voi. Sì, assolutamente, in un anno sportivamente non facile perché sono appena finite le Olimpiadi, c'è appena stato il campionato del mondo, quindi anche gli atleti e le federazioni erano comunque ragionevolmente, diciamo, stanchi per questa stagione assolutamente intensa. Però 36 nazioni su 39 potenziali, diceva la FISA, la Federazione Internazionale, che è il miglior risultato delle ultime edizioni degli europei, quindi anche loro erano particolarmente soddisfatti. Io credo che comunque ormai il nome del Lago di Varese è abbastanza comunque conosciuto e diffuso tra le varie nazionali, perché moltissimi atleti e tecnici sono venuti qui o a remare o ad allenarsi, e quindi la possibilità di venire qui nel cuore dell'Europa, molto comodo da un punto di vista logistico con Malpensa vicino, ha fatto sì che ci fosse questo numero assolutamente rilevante, che per quanto riguarda noi comitato organizzatore ovviamente è già un primo elemento di grandissima soddisfazione. Questo è il primo, c'è stata l'anno scorso la Coach Conference, ma a livello agonistico è il primo di tre eventi importanti, ci saranno i mondiali master, ci saranno i mondiali under 23. Questo significa che c'era da testare l'organizzazione, un'organizzazione che fa leva anche e soprattutto su una fitta rete di volontari. Sì, diciamo, ringraziamo assolutamente la Federazione Internazionale per averci espresso questa grandissima fiducia assegnandoci direttamente un trittico addirittura, quindi europei, mondiale master, mondiale under 23. Questa prima manifestazione di grande livello, appunto gli europei assoluti, sono sicuramente il banco di prova per l'organizzazione. Noi è un anno che ovviamente in realtà stiamo lavorando per questo evento, e diciamo la forza, oltre alla bellezza del lago, insomma, che è qui da vedere, è la grande tradizione del nostro territorio. In provincia di Varese abbiamo 13 società, abbiamo 2000 tesserati, quindi il 15% dei tesserati nazionali è proprio qui della sola provincia di Varese. La Schiranna, quindi la società canottieri Schiranna in particolare, ha una lunghissima tradizione, e fra tutti comunque c'è grande disponibilità di tecnici, di persone di esperienza e devo dire con grande soddisfazione di volontari. Volontari che arrivano dalle società vere e proprie, quindi persone anche di esperienza proprio nel settore specifico, ma soprattutto questi straordinari 250 ragazzi delle nostre scuole superiori che si sono resi disponibili, hanno fatto un corso di inglese, anche se sono tutti ragazzi che le lingue più o meno le parlano, hanno fatto dei corsi proprio di comportamento per sapersi relazionare bene col pubblico, hanno questa bellissima divisa realizzata proprio qui in provincia di Varese, e diciamo con tutta questa struttura di base, diciamo, il lavoro sicuramente è stato estremamente facilitato. E infine una bella risposta arrivata anche dalle aziende del territorio che hanno investito nel canottaggio credendo nell'importante lavoro del comitato. Assolutamente, questa è ovviamente principalmente una grande manifestazione sportiva, però indiscutibilmente per noi dell'organizzazione ha voluto essere anche una grande opportunità di promozione del territorio con le sue bellezze e le sue eccellenze. Quindi abbiamo voluto far vedere proprio a tutta Europa le capacità della provincia di Varese nel suo complesso, e ci tenevamo particolarmente al tessuto proprio imprenditoriale industriale del nostro territorio, per cui come dicevo prima una banalità, ma le divise non sono state fatte in Cina o in Thailandia ma in provincia di Varese, e la sostanziale totalità degli sponsor privati sono aziende, alcune grandissime multinazionali come la Whirlpool, altre medio piccole, proprio comunque tutte del territorio che con grande entusiasmo hanno collaborato o direttamente con un apporto economico, oppure in alcuni casi ancora più interessante proprio con un apporto tecnico, per cui per esempio tutti i cablaggi elettrici o la strumentazione informatica per un valore anche assolutamente significativo è stato fornito ad un'azienda qui che è a pochi chilometri dal campo di gara. Ed ora facciamo il tifo per i colori azzurri. Beh, speriamo di arrivare con un po' di medaglie. Certo, dicevo all'inizio, la stagione non è facile perché Olimpiadi, mondiali in Bulgaria, quindi insomma gli atleti sono anche stanchi, però ovviamente siamo qui a Varese e speriamo che qualche bella medaglia italiana arrivi. Grazie al presidente Galli.